subitissimo il benvenuto al nostro primo ospite di questo pomeriggio, Fabio Scacciavilani, economista e asset manager. Buongiorno Fabio, buon anno, bentornato sulle fonti. Buongiorno Alexandra, un saluto a chi ci sta guardando. Allora, partiamo dall'inflazione perché sicuramente numeri ben al di sopra, anzi non troppo al di sopra le attese, ma decisamente sopra le attese per quanto concerne sempre la zona euro, e poi andremo a vedere anche l'andamento dello spread proprio in attesa delle elezioni per il Presidente della Repubblica questo 24 di gennaio. Sei sorpreso dai numeri sull'inflazione e che cosa ti senti di rispondere agli economisti della BCE che comunque continuano a sostenere la loro teoria? E cioè si tratta di un fenomeno transitorio. Allora, i numeri mi sorprendono, ma perché sono dal mio punto di vista sottostimati. I criteri di rilevazione dei prezzi al consumo non sono esattamente a prova di bomba, perché esistono tutta una serie di servizi, per esempio i servizi di trasporto, i biglietti aerei o anche i biglietti dei treni, il cui prezzo dipende da variabili come quanto tempo prima lo compri, a che ora parti, in che giorno. Quindi questa enorme varietà di possibilità non viene adeguatamente catturata dalle statistiche. Quindi questo 5%, che è più o meno l'inflazione attuale nell'area euro, probabilmente sui bilanci delle famiglie si sente molto molto più pesantemente. Ma ciò detto, l'idea che sia transitoria questa inflazione è completamente sbagliata. Ne avevamo parlato qualche mese fa. Eh sì, da tanto tempo che tu non sei proprio d'accordo con l'argomentazione degli economisti, insomma i banchieri centrali. Di alcuni economisti, perché anch'io faccio l'economista, solo che come in tutte le previsioni ci sono buoni o diciamo così economisti seri, ciarlatani e gente che si improvvisa, oppure gente che deve raccontare la favoletta per cui è pagata, e quindi chiaramente chi è in una banca centrale quando viene interrogato, per così dire, quando viene intervistato, deve sostenere la linea dell'istituzione, che è: ah sì sì, l'inflazione è temporanea, adesso si risolveranno i problemi nei porti, i buchi nella logistica verranno tappati, la produzione di petrolio triplicherà, quadruplicherà in breve tempo, eccetera, eccetera. Invece non si rendono conto che alla base di questo fenomeno inflattivo ci sono motivi reali. Nel caso, ad esempio, più eclatante che quello delle materie prime energetiche, ci sono 7-8 anni di sottoinvestimenti. Quindi non ci sono nuovi giacimenti, la produzione di quelli vecchi si sta esaurendo. In America, dove il grosso della produzione, il grosso dell'incremento della produzione è venuto dai giacimenti di shale oil e gas, la nuova politica green ecologista dell'amministrazione Biden ha fatto sì che le società petrolifere tirassero i remi in barca e dicessero: vabbè, adesso non investiamo più, la produzione continuerà finché possiamo, pagheremo i debiti che abbiamo accumulato e poi Dio provvede. Quindi questi sono elementi chiaramente strutturali, ma non strutturali di 2-3 mesi e neanche di un anno, sono elementi strutturali che perdureranno per parecchi anni. Io vorrei ricordare che il prezzo del petrolio attuale a il Brent a $80 al barile non è inusuale, perché noi l'abbiamo visto anche a quasi $150 sì, al barile, e prima del 2014 era stabilmente intorno a $120 al barile. Quindi in una situazione in cui c'è ancora parecchio
parecchia, diciamo, un'alta probabilità che i prezzi aumentino di un 50%, io non capisco come si fa ad affermare che l'inflazione è temporanea. Quindi, dunque, giusto per capirci, stavi citando il prezzo del petrolio, io vorrei portare l'attenzione attualmente, infatti il WTI $80, il Brent $82, il TTF, che è il gas naturale, fra le altre cose, per quanto concerne l'Eurozona e l'Europa in generale, il contributor principale è proprio l'energia in termini di inflazione. Quindi questi 5% su base annuale, a tuo avviso, è il picco e si scende da ora in avanti o non è per niente certo? Ma allora, il picco mi sembrerebbe azzardato ipotizzarlo, perché in America l'inflazione è al 7%, quindi non è che le condizioni generali dell'economia sono eccezionalmente diverse in Europa rispetto all'America. Quindi, se uno deve lanciarsi una previsione, è più probabile che ci avvicineremo al livello americano piuttosto che vedremo una discesa dell'inflazione. Ciò detto, anche se questo fosse un livello vicino ai massimi, non sarebbe diciamo così, un picco da cui poi inizia una discesa. È molto più probabile che sia un plateau, cioè che l'inflazione rimanga elevata a questi livelli per il prevedibile futuro, finché cioè non cambiano le condizioni strutturali. Ma al momento queste condizioni strutturali in Europa si stanno aggravando. Perché? Perché per esempio la Germania ha chiuso 3 centrali nucleari, e come sostituisce la produzione di queste centrali nucleari? Loro non hanno, mi sembra, intenzione di andare verso il nucleare. Le vogliono chiudere, quindi immagino che la direzione è, nonostante totalmente, le proposte della Commissione Europea, ovviamente. Sì, ma quella è una proposta che, diciamo, spinta dalla Francia e da qualche altro paese che è più propenso a utilizzare l'energia nucleare, non impegna la Germania. Cioè la Germania si è chiamata fuori dal nucleare, il governo semaforo ha promesso ai Verdi, che è uno dei partner importanti della coalizione, che di nucleare in Germania non se ne parlerà più. L'unica possibilità di avere un allentamento della pressione sui prezzi è l'apertura del gasdotto Nord Stream 2, che però implica una serie di problemi politici, perché lega l'Europa alla Russia di Putin, che in questo momento non è esattamente un partner con cui è piacevole avere a che fare. Quindi, per concludere, c'è tutto un sistema di logistica, di approvvigionamento energetico, di politiche ambientali, che si sta assestando, cioè che si sta riadattando in modi che sono difficili da prevedere, ma che sicuramente non implicano dei processi rapidi. Per cui questa situazione, dal mio modesto punto di vista, è destinata a perdurare finché non ci saranno dei provvedimenti strutturali molto ambiziosi, che io al momento non vedo all'orizzonte. Allora, dopo aver chiuso questa parentesi pressioni inflazionistiche al rialzo, che effettivamente è difficile continuare a credere che siano transitorie, che dovrebbe essere 12 mesi o massimo 16-17 mesi, sembra che anche nel 2022, poi resta a capire ovviamente, diciamo che l'inflazione rimarrà sopra il target delle banche centrali, in particolar modo degli Stati Uniti, e stiamo parlando anche della BCE in questo senso, almeno dei
numeri che stiamo vedendo oggi. Un altro tema importante che già sto vedendo lo spread molto sensibile a questo argomento, e cioè le elezioni italiane per quanto concerne il Presidente della Repubblica. Rimane una domanda molto importante: Draghi rimane a Palazzo Chigi o Quirinale? Intanto lo spread a 135 punti base è un, io direi, non da sottovalutare rialzo del rendimento del decennale, del BTP decennale, attualmente ad 1,3, però attenzione, perché forse l'ultima volta che ci siamo sentiti era decisamente sotto quota 0,9, dunque si tratta di un rialzo, io direi, piuttosto importante. Io partirei così: innanzitutto, a tuo avviso, Draghi è più utile a Palazzo Chigi o Quirinale? E poi ovviamente ne parleremo anche delle possibili conseguenze sullo spread e soprattutto rendimento dei BTP. Allora, Draghi è utile a Palazzo Chigi, enormemente più utile a Palazzo Chigi, perché nel sistema costituzionale italiano il potere esecutivo e poi anche il potere di iniziativa legislativa è chiaramente nelle mani del governo. Il Presidente della Repubblica ha un ruolo importante quando le forze politiche, o per i risultati elettorali o per diatribe di varia natura, non riescono a formare una maggioranza come dovrebbe essere indicata dal voto, dai risultati delle urne, e quindi si attiva per fare, diciamo così, per trovare un punto di equilibrio, e può in quel momento influenzare in un senso o nell'altro, convincere, offrire consigli e garanzie, eccetera, eccetera. Ma quello è un ruolo che non implica in nessun modo la capacità di intervenire sul bilancio dello Stato, sulle riforme, sulla giustizia. Queste sono tutte questioni che affronta il governo. Tra l'altro, non basta che ci sia una persona capace, di prestigio, intelligente, con ottimi rapporti istituzionali e a livello internazionale, intendo, perché le leggi devono passare in Parlamento. Quindi l'idea che arriva Draghi, prema un bottone e metta a posto le cose, è un'idea puerile. Draghi finora è riuscito, con grandi difficoltà, con enormi sforzi di mediazione, a fare le due cose indispensabili per portare il paese fuori dal rischio di bancarotta: la campagna vaccinale e il PNR, il Recovery Fund, se vogliamo. Quindi senza di lui questi progetti, diciamo, sono in pericolo, è ciò che ci stai dicendo? Assolutamente sì. Nessun altro, allora, li possa portare avanti? Ma io non lo so, io non vedo nessuna persona che possa fare una cosa del genere. Cioè, nel momento in cui Draghi venisse eletto alla presidenza della Repubblica, o nomina un tecnico tipo Daniele Franco, che è l'attuale ministro dell'economia, al suo posto e guida il governo, diciamo così, in maniera un po' impropria, quello che Giorgetti definiva un semipresidenzialismo, oppure i partiti si riprenderanno i loro spazi di manovra. Finora sono stati buoni e zitti per un motivo semplice che ci siamo scordati: perché c'è il semestre bianco. Quindi se Draghi si dimetteva, Mattarella non poteva sciogliere le Camere, quindi tutti zitti, tutti buoni. Man mano che la paura, diciamo, man mano che il periodo di semestre bianco andava ad esaurirsi, i partiti hanno rialzato la testa e in questa legge finanziaria hanno imposto tutte le loro porcheriole.
Draghi non credo sia stato però molto, diciamo, felice di alcuni... In alcuni casi non è stato contento, in alcuni casi lo ha detto, per esempio il bonus 110% sulla ristrutturazione degli immobili, sulle campagne vaccinali ci sono contrasti quotidiani tra le varie forze di governo, lui è preso in questo fuoco incrociato. Ma il punto che voglio esprimere è questo: in questo modo non si può andare avanti. Allora, la cosa più, come dire, quindi quale sarebbe il scenario migliore a tuo avviso? Per me lo scenario migliore è uno e uno solo: che al Quirinale vada una persona di grande levatura politica, e ce ne sono tantissimi, che conosca i meccanismi, gli assetti istituzionali, sappia... Spero non ti riferisci a Berlusconi, però. Berlusconi non è uno da sottovalutare, ma solo per un motivo che non è esclusivamente politico. Berlusconi ha dei mezzi finanziari che ha in passato già utilizzato per i propri fini. È un uomo che non sa governare, però conosce gli uomini, soprattutto quelli che ha, diciamo, che lavorano per lui, e sa come blandirli. Per di più, c'è un grosso gruppo in Parlamento che ha il terrore delle elezioni anticipate e quindi vede Draghi come il passaggio essenziale, il primo passaggio per aprire le porte alle elezioni anticipate. Quindi buona parte dei grillini, buona parte del PD, e lo abbiamo sentito in questi giorni, Giovani Turchi e varie correnti e correntine in vari partiti, poi non è che solo nel PD, molta gente vorrebbe il bis di Mattarella. Dal mio punto di vista non è sbagliato. Berlusconi, per farcela, diciamo, si dovrebbe impegnarsi molto e impegnare parecchia della sua capacità di convinzione, lo dico col sorriso. E il problema vero è che una volta eletto il Presidente della Repubblica, dal mio punto di vista Draghi non ha molte chance, perché buona parte del Parlamento non lo vuole, ma non per lui, perché implica il rischio molto concreto di elezioni anticipate. Quindi Draghi, una volta eletto il Presidente della Repubblica, dovrebbe andare di fronte al Paese e dire: signori, io ho fatto quello che potevo con questo Parlamento, con queste forze politiche, con questa coalizione. Ho messo il Paese in sicurezza, ho avviato un piano di riforme per i prossimi 5 anni, e tra l'altro dovrà essere anche più lungo, cioè dovrà arrivare a abbracciare un arco temporale di 10 anni. Allora, da chi volete che questo progetto venga gestito? Da Letta, lo avete visto all'opera come Presidente del Consiglio. Da Conte, lo avete visto all'opera come Presidente del Consiglio. Da Salvini, lo avete visto all'opera come Vicepresidente del Consiglio, ma membro molto influente di un governo. Giorgia Meloni, l'avete vista come ministra del governo Berlusconi, che ci ha portato alla bancarotta. Oppure preferite che sia io a gestire questa fase? Però, cari italiani, io non posso farlo se non ho un supporto in Parlamento solido, se non ho un mandato di 5 anni, per cui io oggi scendo in campo, come per usare un'espressione un po' trita, e fondo il mio movimento e vi chiedo il consenso. Se me lo date, io continuerò la mia opera, quella che ho già iniziato, e sarò il garante del vostro futuro, dei vostri risparmi, del futuro dei vostri figli e della solidità di questo, economica di questo paese. Altrimenti, se voi preferite che lo facciano altri, accomodatevi. Sei stato... Questo dovrebbe fare Draghi, questo.
Sei stato molto chiaro, poi saremo a vedere effettivamente dove andrà Draghi. Rapidamente, se ci dovesse essere una partenza da Palazzo Chigi verso Quirinale, significa qualcosa per lo spread, significa qualcosa per il rating dell'Italia, significa qualcosa per il rendimento rapidamente? Ma sicuramente ci sarebbero dei grossi punti interrogativi. Non è un mistero che i mercati internazionali tifano per la permanenza di Draghi come Presidente del Consiglio, sono molto dubbiosi sul ruolo che potrebbe avere come Presidente della Repubblica, anche perché come dire, queste cose a livello internazionale non si capiscono bene, cioè sono bizantinismi del sistema politico italiano che magari gestore di fondi in Oklahoma non afferra appieno, quindi ci sarebbe sicuramente un contraccolpo, un risk on sui titoli italiani. Poi bisogna vedere che cosa succede. Tra l'altro Draghi potrebbe anche lanciare il suo movimento da Presidente della Repubblica dicendo: signori, io sono Presidente della Repubblica, però vorrei che voi italiani capiste che senza un mandato forte elettorale per fare le riforme su cui noi ci siamo impegnati nel PNRR, e quelle riforme, se non le facciamo, ci verranno a impedire qualsiasi sviluppo, perché i 200 miliardi che noi abbiamo presi sono per lo più debiti che vanno ripagati, e noi in condizioni, diciamo, senza effettuare quelle riforme, senza cambiare registro, non li riusciremo a ripagare, finiremo in bancarotta. Quindi magari se Draghi da Presidente della Repubblica facesse questo tipo di discorso e lanciasse o aprisse la strada a un movimento capace effettivamente di portare a compimento tutto ciò che è descritto a chiare lettere e con scadenze precise nel piano, nel PNRR, allora forse i mercati potrebbero darci un'altra chance. Grazie mille, sei stato chiarissimo. Fabio Scacciavilani, economista e asset manager, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione e buon anno ancora. Grazie a voi e grazie a chi ci ha seguito finora.